È sempre più vicina l'apertura del nuovo centro vaccinale della ASL di Pescara nei locali di proprietà comunale della stazione ferroviaria di Porta Nuova. La struttura in piazza Vittoria Colonna, già utilizzata in passato dal comune per lo screening di massa con tamponi rapidi prima dell'avvento dei vaccini, in questi giorni è stata pulita e preparata per ospitare già dalla prossima settimana il personale sanitario e di protezione civile che dovrà accogliere gli utenti per la somministrazione della terza dose di vaccini anti-Covid, venendo in supporto agli altri hub della ASL di Pescara, attualmente operativi a Scafa, Penne e Città Sant'Angelo. Nei giorni scorsi il sindaco Masci aveva annunciato l'operatività del nuovo centro di Porta Nuova tra martedì e mercoledì, notizia confermata anche dall'assessore comunale alla protezione civile Eugenio Seccia. A che punto siete con i lavori? Sì, noi abbiamo fatto una riunione proprio convocata dal sindaco lunedì scorso con ASL e protezione civile, abbiamo richiesto le autorizzazioni alla protezione civile regionale per l'attivazione ovviamente dei volontari che l'organizzazione logistica di questa attività. L'ASL ovviamente penserà all'attività sanitaria, quindi somministrazione con i medici e gli infermieri. I locali già sono pronti, sono già stati usati questi locali per lo screening di massa, pertanto ci sono già anche le etichette sul distanziamento e quant'altro per terra, quindi siamo pronti. Proprio ieri hanno fatto le pulizie, saranno installate dei gazebo per meglio accogliere le persone che però sostanzialmente saranno su appuntamento, quindi 30-40 persone all'ora su appuntamento per le terze dosi. Questo perché si vuole dare una risposta al territorio per agevolare coloro che magari hanno difficoltà a recarsi negli altri centri vaccinali e aiutare il sistema sanitario di somministrazione dei medici e delle farmacie per riguardo alle vaccinazioni. In questo modo si allenta un po' la pressione su questa vaccinazione, anche anticipando un po' quelle che sono, ahimè, le voci di ripresa di questo contagio, e quindi contiamo sicuramente di fare la nostra parte come già l'abbiamo fatta nel mese di gennaio con i tamponi e da febbraio appunto con la somministrazione dei vaccini. Quante linee vaccinali saranno operative qui? Praticamente 4 linee vaccinali per la somministrazione dei vaccini e quindi avranno una potenza diciamo di somministrazione, abbiamo detto di 30-40 persone l'ora, saranno aperte dalle 9 del mattino fino alle 13 circa e dalle 15 fino alle 19, quindi mattina e pomeriggio saranno queste due organizzazioni sanitaria e di protezione civile a disposizione dei cittadini che si prenoteranno per la somministrazione della terza dose o quello che la ASL riterrà di somministrare. Quindi assessore, in conclusione di tutto possiamo dire martedì si parte? Visto che era questa la data che c'era stata indicata anche dal sindaco Masci. Il sindaco ovviamente tiene molto a questo, quindi vuole accelerare i tempi. Sono in corso di definizione alcune procedure. Io penso che mercoledì sia una data ragionevole poterlo fare. Ovviamente se riusciremo prima lo faremo prima, però insomma, bisogna rispettare delle procedure che sono in essere e sono già state avviate.